Buongiorno Vegan Boys, Vegan Girls, buongiorno a tutti quelli che mi seguono sul canale YouTube, su Facebook, alla pagina Vegan Boy. Questo video è di risposta a tutti quelli, tutti i vegani e non, che hanno un certo approccio nei confronti soprattutto degli onnivori, un po' troppo forte. Sono ormai vegano quasi da 4 anni e nel mio percorso non nascondo che la buona parte delle persone che abbiamo conosciuto erano così, sempre un atteggiamento ostile, sempre di attacco. Ma chi siete voi? Ma cosa vi... perché vi sentite, diciamo, in grado, in diritto di dover condannare persone che non hanno affrontato lo stesso percorso vostro? È una questione di comprensione, è una questione di tatto, di sensibilità. Cioè, essere vegano, ricordiamolo, non è soltanto affrontare una dieta, un'alimentazione priva di derivati animali. Almeno dal mio punto di vista, essere vegano significa rispettare la vita, la nostra, quella degli altri esseri viventi, che possono essere umani o animali o non, qualsiasi altra forma di vita, la forma di vita di tutti, rispettare, un rispetto universale nei confronti di tutti, rispettare il percorso di ognuno, perché nessuno è migliore dell'altro, ognuno vive un proprio percorso con i propri tempi. Quindi quello che potete fare è mostrare il vostro esempio con amore, con condivisione e con confronto, comprendere se l'altro non è ancora arrivato a fare certi collegamenti. Però possiamo essere attivi nella maniera più pacifica possibile, quindi cerchiamo di limitare gli isterismi, gli esaurimenti, perché ne ho visti tanti. Ci siamo allontanati perché non fa bene né a noi né a loro. Quindi andate avanti, go vegan, ma con amore, con divertimento e con serenità. Go vegan! Poi rispetto può essere interpretato come una forma di amore generale. Allora, quello che mi chiedo io, perché molti si dimenticano questo? Perché si cerca di rispettare la forma degli animali, si va a manifestare nei circhi, si va in giro, si va a manifestare per strada, in centro con dei banchetti in cui si parla di rispetto della vita, degli animali, eccetera, eccetera, di violenze che vengono fatte sugli animali. Ma ok, ma va benissimo, ma fatelo in maniera pacifica, fatelo con la condivisione, con il vostro esempio, con serenità, e soltanto questo è il modo per arrivare alle persone. Non puoi manifestare con l'odio dentro, perché trasmetti odio. Ci siamo divertiti un sacco, siamo stati ad alcune manifestazioni nei circhi, dove vedevamo questi esponenti, questi ragazzi vegani, vegetariani da molto tempo, e loro praticamente armati di microfono, di cartelloni e di quant'altro, urlavano quest'odio nei confronti delle persone onnivore, nei confronti di chi alimentava il meccanismo dei circhi, delle persone che quindi andavano al circo, le famiglie che portavano i loro bambini. Ma cavolo, ma ci dimentichiamo che siamo stati onnivori pure noi e abbiamo diciamo vissuto in maniera inconsapevole? Ma perché non comprendiamo questo, visto che lo siamo stati? A che serve urlare, gridare che gli altri sono assassini, che gli altri sono dei crudeli, che meritano la morte? Ma scusate, ma per piacere, ma è assurdo pensare tutto questo, condannare una persona perché mangia carne, eccetera. Ma lo siete state voi per tanto tempo? Allora, ci si scaglia contro gli onnivori, ma ancora di più contro i vegetariani. I vegetariani perché dovrebbero affrontare questo percorso transitorio, temporaneo, quindi se dura più di qualche mese, condannati, non vanno bene. Perché
così come hanno eliminato la carne, dovrebbero eliminare anche gli altri derivati, perché le uova, i formaggi creano comunque sfruttamento degli animali e non va bene. Ma cazzo, ma rilassatevi, c'hanno ragione a fare certe pagine contro i vegani, è vero, i vegani sono esauriti, dovete rilassarvi, non va bene così. L'approccio migliore è quello sereno, quello tranquillo, il confronto pacato, perché è normale che la reazione della gente sia in un primo momento di contrasto, è un cambiamento che mette fortemente in crisi le persone. Considerate che veniamo da una cultura, da una società che ci ha influenzato e ci ha inculcato certi valori e certi principi che sono totalmente diversi da quelli su cui si basa uno stile di vita vegano. Quindi quello che voglio dire io è: rilassatevi, godetevi il vostro stile di vita vegano, perché i vegani se la godono, non sono esauriti. Con questo io vi saluto, spero che abbiate conosciuto un vegano meno esaurito o esaurito per altre motivazioni. Mi faccio un bel bagno termale e vi auguro una buona giornata. Ciao!